misura che standardizza la produzione di energia. Ora, il G6 ci dice che tra il 2010 e il 2015 la produzione è aumentata di quasi 4. Com'è che abbiamo superato l'obiettivo di fonti rinnovabili se abbiamo fatto solo un terzo? Com'è possibile che addirittura 5 anni prima noi abbiamo superato l'obiettivo che dovevamo arrivare facendo un terzo di quello che avevamo fatto? È una cosa curiosa, ma che ha una spiegazione. Nel 2013 l'Istat fa un'indagine che fa il suo mestiere e scopre che ci sono 19 milioni di tonnellate di biomasse che in Italia li usano. E a quel punto il gestore del sistema elettrico aggiorna il contributo delle biomasse a 5,67 megawatt. Quindi, senza fare niente, se voi ci mettete pure un pochino di crisi economica che ci fa risparmiare 1,3 eccetera, siamo arrivati senza colpo ferire all'obiettivo che dovevamo. Il famoso gioco delle tre carte. Se non fare. Il famoso gioco delle tre carte. Poi quando sentivate i vari governi, Monti, Letta, Renzi, l'altro Letti che diceva, ma l'Italia ha raggiunto gli obiettivi? No, l'Italia ha parato su numeri, non ha fatto una sega. L'Italia ha semplicemente retroattivamente sistemato i numeri delle biomasse. Questo è quello che ha fatto. Biomasse e biomasse, come sono l'olio di palma che è biomasse. Quindi questo è il miracolo quando si dice, ma l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi fonti rinnovabili. Una tabella che confronta i due, come dire, documenti ufficiali sugli scenari energetici di questo paese. La SEN è la strategia energetica nazionale che è stata licenziata da Calenda, quindi il governo Gentiloni. Il PNIEC, che è ancora una bozza, deve essere finita quest'anno, è stata una bozza, è stata presentata a dicembre dell'anno scorso, è il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Allora, cosa si vede da questo confronto? C'è una cosa che in qualche maniera non si poteva anche aspettare. Vedete qua, improvvisamente spariscono quasi 4 megawatt. Al 2030 noi risparmieremo 4 megawatt. Come lo facciamo? Nel PNIEC lo dice, lo faremo con efficienza. Sì, ma come fai a fare questa efficienza? Praticamente c'è scritto non sappiamo come facciamo. Quindi non cambia niente, sempre. No, è anche lì. Ah, bene. Rinnovabili dal 28% arrivano a un succosissimo 30%, cioè 2% di energia rinnovabile in più. Ma quello che cambia, il gas naturale è praticamente restituito. Adesso guarda, questa è un po' la storia, questa è un grafico che c'è qui dentro, non è più niente. Quindi c'è la storia recente passata del nostro paese e quello che si immagina che c'è nel futuro. Vedete che dal 2011 al 2013 l'Italia ha avuto una crescita piuttosto notevole, del 8% circa in 3 anni. Questa sarebbe la traiettoria. Se voi vi mettete nella tabella sua, se questo è il 54% e questo è il 30%, qua c'è uno scalino di 20, qui siamo al 70%. Quindi se continuavano a crescere così le rinnovabili, noi eravamo al 70% di rinnovabili. Difficile che si poteva fare. Qui dentro hanno fatto un sacco di casini, porcherie, soldi rubati, eccetera. Però tra questo e quello che hanno fatto si poteva fare. E qui bisogna spiegare una cosa. Il BESTO, cos'è, come funziona il sistema elettrico? La produzione energetica è divisa, diciamo, in tre fasce. C'è un carico di base di produzione elettrica che praticamente non si sposta, non cambia. Sono gli impianti che restano sempre accesi, che tu non puoi regolare. In Italia è il carbone, in Francia è il nucleare. Non si può, se spegni la centrale a carbone ci vuole un giorno, per spegnere la centrale nucleare è pericolosissimo perché il sistema si destabilizza e quindi poi fa un po' di casino tipo acero. Quindi infatti i francesi per quello di notte ci vendono a noi corrente elettrica, perché siccome non possono diminuire la loro produzione hanno un surplus che ci vendono a costi molto vantaggiosi per noi, molto poco vantaggiosi per il contribuente francese.
Poi c'è la fascia intermedia, quella produzione che il Bezos non copre, e lì c'è una competizione tra le fonti rinnovabili che si dice hanno la priorità di dispacciamento, cioè entrano prima, le vendi tutte, e che? E i gas. Quindi lì dentro c'è una competizione tra fonti rinnovabili e gas. Il gas che viene dalle piattaforme, dai come dai tubi, il gas italiano quando è il 10%, 90% viene da fuori. In Italia c'è stata un'enorme produzione della terra, concessione di installazione di impianti centrali a gas, turbogas, cicli combinati, eccetera, quando c'è stata la liberalizzazione del mercato del gas. Perché nessuno pensava che le rinnovabili potessero crescere con questi ritmi. Quando facevo un impatto sul referendum nucleare nel 2011, quindi sto parlando del Giurassico, quelli mi prendevano in giro, no, le rinnovabili in Italia, le nuove rinnovabili non arriveranno mai oltre il 4-5%. Oggi abbiamo giornate in cui le rinnovabili arrivano all'80% di produzione elettrica in Italia. Quindi capite che questo tipo di crescita era un problema per questi tipi qua, perché lì si crea una competizione. Il carico di base si è cambiato. E lì c'hai un mercato che viene schiacciato, perché se entrano rinnovabili buttano fuori il gas. Infatti in Italia molti impianti da gas sono stati smontati e rivenuti all'estero, perché non c'era questo. Quindi da qui la decisione del governo di Monti, Letta, Renzi e poi Gentiloni di azzerare. Vedete che praticamente la curva delle installazioni non rinnovabili si azzera. Nel gennaio di quest'anno in Germania sono stati installati più megawatt di quanto in tutta Italia l'anno scorso. Domandina, sì. Il gasdotto che dovrebbe arrivare in Puglia porterebbe gas all'Italia che non ne ha più bisogno, perché se noi abbiamo... Potrebbe non averne bisogno, ma se non faremo le rinnovabili ne avrà bisogno, è lì. Ammazzare le rinnovabili serve a fare posto al gas. Grazie. Se poi leggete in prima pagina il Corriere della Sera, che quel gasdotto lì rende l'Italia energeticamente indipendente, o noi abbiamo invaso l'Azerbaigian, oppure non si capisce come fa quel gas che è di qualcun altro a renderci indipendente. Quindi quello che ci preoccupa di questo primo, perché è da lì che viene questa cosa, vedete che loro che fanno? Dicono ok, questi hanno ammazzato le rinnovabili, adesso noi in questo periodo le faremo crescere ma poco, sostanzialmente le manteniamo giù. Vedete che c'è un momento in cui la curva invece si innalza a valori, diciamo, ragionevolmente simili a questi. Che succede lì? Questi sono 9 anni e l'aumento percentuale delle rinnovabili è lo stesso livello che è stato in tre. Quindi questo è, si stanno fermando le rinnovabili, si continuano a fermare le rinnovabili per fare spazio al gas. Perché? Perché qui si chiude il carbone. Che sono nel 2025 si chiude il carbone, allora a quel punto il Bezos che lo piglia il gas e le rinnovabili potranno crescere. Questo grafico niente, che è complicatissimo da leggere, non ci si capisce nulla, ma io non ci capisco nulla per... ma gente che ci fa di mestiere ha dovuto faticare a capire cosa c'è scritto dentro. L'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 è sparita completamente, perché non sanno come arrivarci in questa maniera, non è possibile arrivarci. Semplicemente quello che ci dicono, noi terremo giù le rinnovabili finché l'eliminazione del carbone non farà spazio al gas e quindi potranno entrare in carbone. Questo è quello che ci scrivono. Praticamente in accordo tra Eni e questa è la nostra esperienza. Questo testo lo trovate come in questo grafico in un blog che ha scritto Pippo, il nostro direttore, su quale energia. E quindi questo gas ci sarà per questo motivo, ma ci sarà possibilmente anche perché questi famosi 4 megatep che mancano, se non si fa efficienza, non ci sono strumenti per farla, non lo fa. Le rinnovabili non le avremo, a quel punto l'unica cosa che ci resterà sarà il gas. Quindi questo è quello che per ora vogliono fare questi. Dopodiché concludo con questa curva complicata. Questo è il famoso i limiti dello sviluppo, forse non sentito parlare, è uno studio del Brasil, ma l'avrete lo c'è, ma
che con i tecnici del Massachusetts Institute of Technology nel 72 pubblica uno studio molto complicato, questa è una curva un po' riassuntiva. La cosa peggiore di questo studio è che queste curve prodotte in questo momento qui, quindi da qui in qua, sono i dati già osservati. Questo è quello che poi è successo fino più o meno a oggi. E queste curve sono abbastanza radicali. Avrei detto che c'è, capirò, erano preoccupati soprattutto per la questione demografica. Quindi loro la vedevano soprattutto un punto di vista demografico. Considerate che nel 72 ancora il termine cambiamento climatico non è neanche stato inventato. Però già qualcuno si era preoccupato dal fatto che noi stavamo bruciandoci tutte le risorse di questo pianeta e avremmo avuto problemi con il tempo. E questi numeri, diciamo, prendendoli in grosso, prendendoli più come tendenze, di fatto sono piuttosto azzeccati. Il problema di questi numeri è che qui, questa è la curva della mortalità, sapete che succede? Questi signori nel 72 dicevano: guardate che se noi non cambiamo direzione, tra 2030 e 2050 noi abbiamo un problema di questo tipo. Questa curva di mortalità così indica miliardi di morti. Vedete come la curva è scesa perché le medicine e tutto quanto si hanno risparmiato. Poi a un certo punto la curva si appiattirà e loro dicono: guardate che diminuendo le risorse, aumentando l'inquinamento, eccetera, il sistema noi torniamo a un tipo di vita, diciamo, piuttosto medievale, no? Vedete, altissimi atti di produzione e altissimi atti di mortalità. Questo è il tipo di futuro che il Trattato di Roma ci diceva nel 70. E ancora una volta noi abbiamo fatto pochissimo per risparmiarci questo. L'abbiamo voluta ignorare. Vedo, qui non c'è cambiamento climatico, non è neanche stato inventato. Però c'era qualcuno che ci... Quindi, che succede adesso? Se non facciamo nulla siamo sui 4 gradi, se facciamo qualcosa siamo 2 gradi e mezzo, se ci diamo da fare possiamo ancora provare a rimanere intorno al grado di mezzo, che è quello che è l'obiettivo dei famosi accordi di Parigi. Perché con un grado e mezzo noi ci risparmiamo rischi come questo. Questo è in un caso in estremo, noi andiamo oltre il 3 gradi e mezzo, a fine ai 5 di 9 2100 noi rischiamo di ridurci così. Un aumento del livello del mare all'ordine di 6 metri, questo è lo scenario. Comunque lo trovate su internet, è tutto questo. Abbiamo finito. Quindi diciamo, la teoria per concludere è che noi dobbiamo rimanere dentro il tetto dei parametri ambientali che ci permette di sopravvivere in questo pianeta. Abbiamo dei diritti che vogliamo mantenere. Quindi questa teoria economica che voi trovate, della ciambella, dice che noi dobbiamo cercare di restare entro questi due limiti, dobbiamo difendere i nostri diritti, ma dobbiamo tener conto anche dei nostri limiti, perché non abbiamo un altro metodo da andare e questo è l'unico posto in cui siamo costretti a andare. Ed è il motivo per cui Greenpeace si sostiene, sia deciso. Ditemi che volete fare, io purtroppo ho detto tra qualche minuto dovrò scappare. Noi volevamo proiettare un pezzettino di domani, però non c'è tempo, perché entro un certo orario dobbiamo lasciare. Ma arriviamo a domani. Oltretutto c'è anche un altro relatore che è arrivato con me. Vieni, fatti vedere. Non essere lì, voglio. Ci conosciamo anche io. Allora adesso abbiamo Salvatore Latino che ci illustra un po' quello che ci ha prospettato Alessandro Giannini. Cioè in effetti le conseguenze che i cambiamenti climatici hanno sulle popolazioni. Sì, le conseguenze che è arrivato la fotografia. Allora, buonasera, ciao. Allora, io sì, sono Salvatore, non ho slide, però diciamo che presento i risultati di un report, di uno studio che si chiama Crisi ambientale e migrazioni forzate, nuovi esodi al tempo del cambiamento. Ed è uno studio che appunto si collega un po' a quello di cui stiamo parlando, ma cerca di far vedere quelli che sono gli effetti in termini di giustizia ambientale e sociale
sulle popolazioni del globo. Parliamo di cambiamenti climatici, ma parliamo anche di tanti altri fenomeni di degrado ambientale. Il discorso è che quando parliamo di cambiamenti climatici molto spesso non è chiaro, non è facile individuare un responsabile. Quindi il clima cambia, con chi ce la dobbiamo prendere? Ci sono altri fenomeni che inducono migrazioni e che invece hanno dietro dei responsabili molto precisi. Nel report ad esempio individuiamo un caso che è quello della lago Turkana e della valle dell'Omo. In questo caso addirittura è la cooperazione e i progetti di sviluppo della banca finanziaria, della Banca Mondiale, anche dai fondi della cooperazione italiana, che hanno provocato un danno ambientale tale da creare un ambiente ostile alla vita e quindi indurre le popolazioni a spostarsi. Che cosa è successo? Che verso la metà degli anni Ottanta nella Valle dell'Omo, quindi in Etiopia, c'è stata una concessione di un prestito al paese finalizzato allo sviluppo di un progetto di costruzione di dighe idroelettriche, quindi energia pulita da questo punto di vista. Da allora si sono iniziate a costruire queste dighe lungo il fiume Omo. Oggi siamo alla quarta diga, la quarta diga in grado di produrre tanta energia elettrica quanto insieme ne producevano le altre tre. Questo ha comportato un'interruzione dei flussi d'acqua al lago Turkana, dove scorre il fiume Omo e che si trova in Kenya. In più, le dighe sono servite a progetti di irrigazione finalizzata all'agricoltura intensiva, sostanzialmente portando poi le comunità locali a doversi spostare dai propri villaggi, a dover rinunciare alla propria economia rurale e quindi attraverso processi di villaggizzazione forzata, quindi spostamento forzato delle popolazioni, riduzione delle risorse idriche per la popolazione locale e quindi un impatto su una popolazione che più o meno riguarda, cioè si aggira intorno alle 200.000 persone. In questo caso però appunto era un progetto di sviluppo che aveva dietro fondi della cooperazione italiana e fondi della Banca Mondiale. Questo per dire che i cambiamenti, oltre ai cambiamenti climatici, dietro questi flussi migratori ci sono anche azioni e impatti antropici molto direttamente collegabili a delle aziende. In particolare quella del lago Turkana è un'azienda che conosciamo bene qui in Campania, e cioè la Salini Pregilo. Il prestito, che è quella che ha gestito tutta i rifiuti in Campania, i termovalorizzatori di Acerra, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che il prestito era finalizzato, cioè era subordinato al fatto che l'appalto della costruzione di queste dighe fosse dato ad un'azienda, ad una multinazionale italiana. Quindi l'energia che viene prodotta tra l'altro non serve tanto a dare un servizio alla popolazione locale, che nemmeno ha l'energia, cioè l'attacco alla rete elettrica, ma serve più o meno, più che altro, a una compravendita di energia tra Kenya ed Etiopia. Quindi il report analizza questo tipo di impatti, tra l'altro è scaricabile liberamente da internet. Se andate sul sito dell'associazione Assud potete tranquillamente scaricarlo. Analizza l'impatto dei cambiamenti climatici, ma analizza anche l'impatto delle attività antropiche in maniera diretta sulla popolazione. Se vogliamo tornare ai numeri, il motivo per cui è importante, secondo me, parlare di cambiamenti climatici e collegarlo al discorso delle migrazioni è che ci rendiamo conto che i fenomeni sono molto simili a quelli che possono avvenire anche in un paese sviluppato, anche sono dinamiche simili di sfruttamento del territorio, molto spesso di militarizzazione del territorio, che possono somigliare a quelli che si vivono in contesti sviluppati. E ripeto, forse qui è anche superfluo parlare di che cosa può significare un impianto come l'Ilva di Taranto, che cosa può significare quello che è accaduto in Terra dei Fuochi. Ecco,
Immaginate però che questo si ripete in dei contesti in cui molto meno ancora ci sono tutele nei confronti della popolazione, molto meno ancora c'è un contesto di regolamentazione ambientale, molto meno c'è una possibilità per la popolazione locale di accedere alle informazioni, di avere un dialogo con chi deve costruire determinati impianti, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto è vero che abbiamo poi approfondito l'aspetto che è quello a cui un po' accennava Gianni prima, cioè ormai il cambiamento climatico, le conseguenze sanitarie, così come il spostamento forzato delle popolazioni, non riguarda più solo i paesi in sviluppo, ma sempre più riguarda anche i paesi sviluppati, secondo dinamiche che possiamo definire coloniali e che sono state vissute anche in Italia. Ad esempio c'è un caso che è una diga costruita sempre in Sardegna sul lago Modeo, questo negli anni 70, per costruire questa diga sostanzialmente è stato sommerso un paese e sono state costrette le persone a spostarsi, a cambiare luogo, così come il cambiamento climatico comincia a portare effetti e danni in caso di in termini di sfollamento della popolazione locale, anche in Italia si parla di 45.000 sfollati dovuti ad eventi climatici estremi negli ultimi 10 anni in Italia, questo è un report di Legambiente che lo dice, e quindi questo ci serve a riflettere un po' sul fatto che il discorso del cambiamento climatico è una battaglia ambientale, una lotta ambientale comune sotto cui possono essere inglobate molte vertenze territoriali e al di là del singolo paese come può essere l'Italia, vertenze che uniscono un po' le vertenze diciamo al di là dei confini di un singolo paese. Il discorso è che se noi pensiamo all'attuale modello di sviluppo è chiaro che possiamo dire che il modo di produrre ricchezza è semplicemente è basato sul consumo di risorse, sull'estrattivismo, sull'estrazione di risorse e la trasformazione in ricchezza. Questo però chiaramente che cosa ha visto diciamo in quello che è il processo dello sviluppo, il progresso, eccetera, eccetera? Ha visto sempre maggiore ricchezza prodotta attraverso l'estrazione di risorse, ma sempre peggio distribuita. E se andate a guardare i dati, c'è un rapporto dell'UNEP che lo racconta bene, le parti del mondo più affollate, più piene di popolazione e quelle con contesti meno democratici sono quelle in cui si estrae di più e quindi quelle da cui provengono più risorse che vengono utilizzate per produrre ricchezza. Le parti però del mondo dove si consuma questa ricchezza sono quelle più sviluppate, più ricche e meno popolate, America del Nord, Europa. Quindi questo ci dice anche che l'impatto ambientale e dello sviluppo, i costi ambientali dello sviluppo li pagano le persone più povere, le popolazioni più povere e più svantaggiate dal punto di vista socio-economico. Di questa ricchezza gode invece la parte più ricca del pianeta. E questo dovrebbe farci riflettere anche su che cosa significa prendersi le responsabilità e assumersi le responsabilità in termini di accoglienza, protezione e offerta sostanzialmente di un porto sicuro alle persone che scappano dalle conseguenze del cambiamento climatico e quanto invece la narrazione che ci viene fatta delle migrazioni in termini semplicemente di numeri, sbarchi eccetera eccetera è qualcosa che serve a generare un clima di odio, una barriera che sostanzialmente viene posta dall'Europa o dal mondo sviluppato per tutelare questo proprio benessere e negarlo a chi invece sta scappando dalle conseguenze di un modello di sviluppo che sostanzialmente è quello che è stato imposto dall'accidente che abbiamo portato noi. Le migrazioni ambientali, lo dice l'ONU, ormai sono più di quelle per guerre e conflitti, però sono anche quelle che sono estranee a qualsiasi tipo di tutela giuridica internazionale.
se un migrante arrivasse in Italia e raccontasse che è scappato per le conseguenze del cambiamento climatico, per la desertificazione, perché non aveva più terra da lavorare, eccetera, sarebbe respinto come migrante economico e quindi non avrebbe diritto a nessuna forma di tutela. Ovviamente questa è una situazione che ha sempre più eccezioni. Il report che abbiamo curato, ad esempio, è stato utile l'anno scorso ad un avvocato che per la prima volta in Italia è riuscito a ottenere una tutela giuridica per un migrante del Bangladesh che era scappato proprio sì perché nel suo villaggio c'era un contesto politico diciamo di persecuzione avverso, ma anche perché il Bangladesh è un paese che ogni anno per oltre un terzo del proprio territorio è colpito da fenomeni di alluvioni, allagamenti, eventi climatici estremi. Le prime tre nazionalità di migranti che arrivano in Italia sono Bangladesh, India e Nigeria, cioè tre aree del pianeta che sono Bangladesh e India tra le maggiormente colpite dai fenomeni di cambiamento, dagli eventi climatici estremi conseguenti ai cambiamenti climatici, e la Nigeria invece è un contesto in cui la situazione di conflitto politico è determinata dalla presenza di giacimenti di petrolio, che sono sfruttati da multinazionali, comprese multinazionali italiane, Eni, eccetera, ma anche come la Chevron, Texaco, che stanno generando, oltre al conflitto politico, anche una situazione di contaminazione delle risorse idriche e dei terreni. Questo ci fa riflettere su un'altra cosa: qual è la condizione di un migrante ambientale in questo caso? È una persona che si trova senza tutela nel proprio luogo d'origine rispetto alle conseguenze che hanno sulla sua vita e sulle sue risorse, diciamo le attività antropiche, e si trova in un contesto giuridico internazionale che non gli dà nessun tipo di tutela. Al di là del fatto che nel 2016, ad esempio, la Corte Penale Internazionale ha cominciato a ragionare su questo, cioè a dire che nei fenomeni, cioè nei crimini contro l'umanità, bisognerebbe cominciare a inglobare anche quei crimini contro l'umanità perpetrati attraverso la deturpazione delle risorse, il land grabbing, il water grabbing, cioè la sottrazione di terra e acqua alle popolazioni locali. Cioè si sta incominciando a capire quanto l'ambiente, la tutela dell'ambiente, sia qualcosa di profondamente legato alla tutela dei diritti umani. Questo ci fa riflettere anche su un'altra cosa, che più o meno è quello che dicevamo prima. È diverso pensare all'impatto che i cambiamenti climatici, così come una grande opera devastante sul territorio, può avere per le popolazioni che sono strettamente dipendenti dai servizi ecosistemici gratuiti che la natura offre, sarà sicuramente un impatto molto più forte rispetto a quello che può avere invece su una popolazione di una parte del mondo sviluppata, sia perché appunto la ricchezza è qualcosa che aiuta a affrontare i cambiamenti climatici, sia perché a livello infrastrutturale eccetera ci saranno tutta una serie di possibilità di arginare gli effetti del cambiamento climatico. E veniamo a qualche numero, a qualche dato che cito così a memoria. Proprio perché non esiste una definizione giuridica dei migranti ambientali o non esiste un rifugiato ambientale, perché il rifugiato è solo quello che scappa da persecuzioni politiche e violenze, è anche difficile avere dei numeri rispetto alle migrazioni per motivi ambientali. Non essendoci una categoria giuridica, è molto difficile avere delle statistiche. Questo però vale soprattutto per le migrazioni internazionali, cioè per i migranti che superano i confini del proprio paese, che poi è il modo in cui noi siamo abituati a guardare le migrazioni. Per noi il migrante è per forza quello che supera i confini del proprio paese e arriva in Europa, perché abbiamo una visione abbastanza eurocentrica del fenomeno. In realtà la stragrande maggioranza del fenomeno migratorio è composto da migranti interni, cioè da persone che sono costrette a spostarsi dal proprio luogo di origine ma rimangono all'interno dei propri confini. Questo sia perché
gli strumenti economici non sono sufficienti ad affrontare un viaggio che gli faccia superare i confini, e sia perché, appunto, come si diceva prima, il migrare è qualcosa che è una scelta che riguarda anche legami personali, affetti, sfera individuale, eccetera, eccetera, e quindi molto spesso si decide proprio di non fare un viaggio così lungo. Insomma, i dati ci dicono che su 60 milioni più o meno di migranti nel mondo, 40 milioni sono migranti interni, e questo già ci dice che le migrazioni sono soprattutto un fenomeno interno e non quello per cui l'Europa si sente assediata, e quindi le migrazioni internazionali. Cioè, se andiamo a guardare le cause delle migrazioni, quindi il perché le persone si spostano dal proprio luogo di origine, ci rendiamo conto che la realtà del fenomeno migratorio dovrebbe essere fatta di questo racconto, cioè del perché, delle cause. E se andiamo a guardare queste cause, dei 40 milioni di migranti interni nel pianeta, più della metà, circa 23 milioni, sono migranti per conseguenze di disastri ambientali, quindi terremoti, eccetera, che ok, sono disastri prevedibili, ma soprattutto di eventi climatici estremi. Dal punto di vista delle migrazioni interne abbiamo questi dati che ci dicono che si migra più per le conseguenze di eventi climatici estremi che per guerre e conflitti e quello a cui siamo abituati a pensare. Ma ancora di più, di questi 60 milioni di migranti presenti nel pianeta, secondo voi chi è che li accoglie? I paesi sviluppati o i paesi in via di sviluppo? Più del 70%, l'80% di queste persone sono accolti in paesi in via di sviluppo. In Europa, di questi 60 milioni, ci sono circa 11 milioni di migranti. In Italia, nel 2018, sono arrivati in tutta Italia meno di 25.000 persone. Questa è la nostra emergenza. Questa è l'invasione. 25.000 persone. Questa è la nostra invasione. E in tutta Europa ne sono arrivate meno di 200.000 di persone, in tutta Europa. Parliamo di un quartiere di Roma, parliamo di una quantità di persone che se le mettessimo tutte all'interno del Circo Massimo a Roma non riuscirebbero a riempirlo. Quindi questo è per capire qual è l'entità di questo fenomeno così emergenziale, grave, che non possiamo in nessun modo affrontare con una lente che sia quella dell'umanità, dell'accoglienza, eccetera. Ancora un altro dato è che ci sono nel mondo 5 milioni di cittadini italiani residenti all'estero, ci sono in Italia 5 milioni di cittadini stranieri. Di questi 5 milioni di cittadini stranieri, più della metà sono cittadini dell'Unione Europea. Quelli, diciamo, tra virgolette, extracomunitari, odio questo termine, sono quindi meno di 2 milioni. Questi sono tutti dati che, secondo me, al di là del discorso, sono la base, secondo me, del discorso sulle migrazioni, e che dovrebbero aiutarci a scardinare un po' quella che è la retorica della sostituzione etnica, dell'invasione, dell'emergenza, eccetera, eccetera. E farci fare poi quel passo ulteriore che è appunto quello di andare a guardare le cause delle migrazioni e quindi cominciare a considerare anche quelle che sono le cause ambientali di migrazioni e soprattutto le migrazioni climatiche. Però ci tengo a sottolineare questo, che non sempre, non tutte sono migrazioni climatiche. È vero che il cambiamento climatico, attraverso l'aumento di intensità e di frequenza di eventi climatici estremi, sta determinando esodi di massa, ma è anche vero che oltre a quello ci sono impatti dell'attività antropica che sono molto più simili a quella che è la dinamica vista prima con le tighe nella Valle dell'Oro. In India, per esempio, le popolazioni indigene sono costrette a spostarsi anche per progetti di stessa protezione ambientale. Le riserve delle tigri in India o delle foreste in India si sono tradotte sostanzialmente in processi di spostamento forzato delle popolazioni indigene, però vediamo alberghi che nascono per il turismo verde, per il turismo ambientale, e quindi popolazioni a cui viene sottratta le proprie terre native per affini di protezione.
protezione dell'ambiente. È un paradosso sostanzialmente. E perché succede questo? Perché un altro fenomeno, un'altra cosa a cui stare attenti è che cosa dà il diritto alle persone di stare in un determinato territorio. Noi in Occidente siamo abituati alla proprietà, al titolo. Su una carta c'è scritto che questo è il mio pezzo di terra. In quelle popolazioni, che è poi quello che è successo quando siamo andati a colonizzare l'Europa, non esisteva questo titolo scritto. Le popolazioni vivevano sui propri territori perché quella era la risorsa che gli dava da vivere, punto. Le risorse venivano gestite e possedute più che legate alle persone da un titolo di proprietà. Per noi occidentali, quando siamo arrivati in quei luoghi, quelle erano terre libere, perché non c'era scritto da nessuna parte, su nessun atto, su nessun titolo, che quelle terre appartenevano alle tribù nomadi che vivevano di pastorizia o alla comunità di villaggio che le utilizzava per l'agricoltura e per la piccola agricoltura. E questo è quello che succede alle popolazioni indigene, tanto in America Latina quanto in India. Sostanzialmente si tratta di diritti che non vengono riconosciuti perché sono su base, diciamo, consuetudinaria, sono su un diritto non scritto, che è molto diverso da quello nostro, che però, parentesi storica, anche noi avevamo questo modello di gestione della proprietà in Europa, prima della rivoluzione francese che ha istituito la proprietà privata con il codice napoleonico, eccetera. Anche in Europa esisteva questo tipo di gestione delle risorse naturali, quindi c'era il diritto d'uso sulla proprietà altrui, che era il diritto di fare la legna o il diritto di pascolare. Bene, esatto, stiamo parlando di quel tipo di, che ancora esistono in forme poco conosciute in Italia, ma esistono le regole nell'Italia centrale, esistono ancora i beni comuni, esistono ancora le proprietà collettive anche al nord, esatto. E quindi questa quindi assenza di riconoscimento di un diritto altrui è quello che facilita la possibilità di sottrarre terra alle persone. Diciamo, lo studio che abbiamo fatto, ripeto, vi invito a scaricarlo perché è liberamente accessibile, si divide quindi in quattro sezioni sostanzialmente, più un focus. In una prima sezione abbiamo tutta l'analisi del problema e quindi della crisi ambientale globale, della crisi climatica legata al fenomeno delle migrazioni. Poi abbiamo una parte di casi studio. C'è una terza parte giuridica, quindi sulle evoluzioni giuridiche e sulle possibilità di riconoscere una forma di protezione ai migranti ambientali. Infine c'è una parte di raccolta storie. Ci siamo detti che probabilmente quello che riesce di più ad aprire oggi gli occhi alle persone è quello forse di avere un contatto con la storia di vita delle persone. E quindi là abbiamo raccontato casi di persone a cui è stata le grosse multinazionali hanno sottratto la terra, quindi privandole di qualsiasi forma di sostentamento, oppure persone che hanno visto man mano i propri luoghi desertificarsi e quindi non avevano più come coltivare, ma ci sono anche storie che riguardano i paesi del nord, villaggi che stanno incominciando a capire dove andarsene perché gli acciai si stanno sciogliendo e sostanzialmente non possono più vivere di caccia alle foche o quello che sia. Ci sono testimonianze quindi di questo tipo. E poi quest'anno abbiamo inserito il focus sulle migrazioni ambientali in Italia proprio per far capire e ragionare sul fatto che si tratta di questioni che non è più lecito pensarle solo in termini di paesi in via di sviluppo o delle persone più povere, più svantaggiate della terra, ma proprio per entrare in sintonia con il fenomeno bisognerebbe iniziare a pensare che riguarda tutti e riguarda anche noi. Se io sono per dire, se io vivessi vicino all'Ilva di Taranto, esatto, e decidessi di salvare la vita dei miei figli portandoli a vivere, non dico a Milano perché lì pure insomma si fa male,
in un posto decente. Saresti, potresti essere tranquillo. Potrei essere riconosciuta lo status di rifugiata. Ma al di là di quello che è il riconoscimento giuridico, quello che noi cerchiamo di su cui cerchiamo di ragionare è il, la definizione di una categoria sociale. Quindi sì, è vero che proviamo a capire e a ragionare su come dare protezione a queste persone, ma è anche vero che è innanzitutto necessario far passare, anche a livello mediatico e di conoscenze, il fatto che per colpa del, della devastazione ambientale si migra e si è costretti a lasciare i propri luoghi di origine. Grazie. Detto questo, tra l'altro, quello di cui parla è appunto è una protezione di tipo temporaneo, dura pochi mesi, non è il massimo grado di protezione che può essere garantita. C'era un, c'è un saggio all'interno della, del report che prova a, diciamo, entrare in questi meccanismi attraverso una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che dice sostanzialmente per garantire a chi scappa dalle conseguenze ambientali di un disastro la protezione, bisognerebbe dimostrare che c'è una responsabilità dello Stato nel fatto che quella persona sia stata colpita. Il caso era quello di una diga che crolla e invade, cioè sommerge sostanzialmente una comunità, e in quel caso si dice lo Stato avrebbe dovuto informare, avrebbe dovuto fare le verifiche. Pensate al ponte Morandi a Genova, ok? In quel caso si potrebbe provare a far rientrare il migrante nella categoria della, della Convenzione di Ginevra. Soltanto una cosa, ma mi puoi ripetere il nome del... esatto. Allora, il report si chiama Crisi Ambientale... Ok. Ah, vero, mandate il link sia 2016 che 2018. Tu adesso facevi riferimento alla Corte Europea Internazionale. E quindi... Non potrebbe essere anche la stessa cosa che sta verificando sul terra dei fuochi, dove si chiede, sì, la Corte, infatti, proprio recentemente si è espressa su una responsabilità probabile dello Stato, esatto, per certo, di non aver garantito una salubrità. Quella potrebbe essere innanzitutto una... Allora, là si chiederanno i danni allo Stato italiano. Sì. Il discorso è come... Questi danni poi si traducono in una, innanzitutto in un ristoro delle popolazioni colpite. Poi da lì come ci sarà una responsabilità penale degli inquinatori. Ok? Però non parliamo di una tutela di chi è stato costretto, anche perché non ci sono i dati, voi conoscete i dati su quante persone dalla terra dei fuochi si sono spostate per scappare. Quindi è un altro tipo di discorso, è un discorso che più che avere a che fare con sì, alla, però col danno ambientale, con le regole giuridiche sul danno ambientale. Mi ripeti, più che sul si chiama crisi ambientali e migrazioni forzate. Okay, poi quello del 2018 era nuovi quello del 2018 è nuovi esodi al tempo dei capelli. Quello del 2016 era quello del 2016 era vabbè, però sei dato sì, è stato il
almeno più o meno. Però i dati li dobbiamo provare, e poi sono quelli che sono ci sono. Giornalismo ambientale, però a Roma. Adesso vorremmo cercare di portarlo qua. Non ho capito. Sì, con la sessione. Sì, sì. Giuseppe Manzo è venuto a fare lezioni. E aveva necessità un evento.